peggior nemico di Mennea, io gli dicevo, era Mennea. Viveva una doppia vita da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché aveva questo scrupolo, questo assillo della volontà, dell'insistenza, che poi rischiava di non soddisfarlo perché quello che otteneva in gara gli sembrava poco. Si susseguono le partenze dall'Italia degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, con Pietro Mennea che ha sciolto ogni riserva dopo vari tentennamenti. Non siamo mai più grandi per lungo tempo. L'atletica è una scuola d'umiltà. La velocità è una dimensione dilatata. Nella corsa il tempo si distorce. Centesimi di secondo sono metri. A me, come dal punto di vista del risultato, il quarto posto a me non sta bene. Io sono uno, non vorrei essere presuntuoso, sono uno che quando perde cioè gli resta sempre l'amaro in bocca. Non si può essere così, non ci si può macerare in questo modo, in un'attività che è lunga nel tempo. Egoista, introverso, opportunista, ingenuo. Sono tutti termini che sono stati attribuiti a Pietro Mennea, dovendo sceglierne uno. Ma io direi introverso. Poi penso che l'egoista venga di conseguenza, insomma. Del resto, vede, chi fa delle specialità individuali, degli sport individuali, rischia di scendere in questa forma di chiusura, che poi può essere anche interpretata egoismo. Ma chi vince, vince per sé. Io, se fossi stato Vittori e avessi allenato uno come Mennea, l'avrei invitato più a casa mia. Vittori l'ha fatto poco, invece l'allenatore deve anche dare insegnamenti di vita, deve andare oltre lo sport. Eravamo talmente legati nella comprensione del piacere che provavamo a fare quello che facevamo, che io non ho mai preteso di essere come un padre. Io volessi insegnare a Mennea come doveva vivere la sua vita. Dal punto di vista fisico, Mennea è giovane. Non so se riuscirà a tenere così tanto sotto il profilo psicologico, psichico, che lo stress è molto e le motivazioni devono essere altrettanto nuove e sempre importanti. Tu poi correvi? Qui, su questa pista. Dove questa... cominciavi? Cominciavo di lì. Non hai perso mai? Qui no. Non ho perso mai qua. Ti ho detto pochissime volte. Ho perso pochissime volte. Una volta? Beh, nell'arco dell'anno perdevo una volta, due volte, però facevo molto. Poi cos'è? A Città del Messico, dice. Il record del mondo. Che è il record del mondo. Che poi è il titolo del film. Abbiamo preparato quella stagione 79 in funzione dei campionati mondiali universitari a Città del Messico. Era un periodo felice per me perché mi riusciva tutto facile negli allenamenti, anche vivere nel villaggio universitario, il rapporto con la gente, con gli altri ragazzi, lo stesso con Vittore, cioè eravamo in una condizione tale da puntare a un grande risultato. Ed ora occupiamoci di Pietro Mennea, che tra poche ore correrà alla finale dei 200 piani alle Universiadi di Città del Messico. L'atleta azzurro tenterà in questa gara di battere il record del mondo, dopo che l'altro ieri in batteria aveva ottenuto il primato europeo con il tempo di 19 secondi e 96 centesimi. Nelle gare ufficiali, nei 200, io corro la prima batteria in 19.96, che è il record d'Europa, il giorno successivo un 20.04 e poi alla finale do tutto e viene fuori il record del mondo, 19.72.
mi sto emozionando. Scusate. È stata una sensazione bellissima e praticamente a Barletta si sono creati cortei con le macchine. Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Pietro Mennea da Barletta, come dici tu, lo sottolinei sempre. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith. Sono felice che qualcuno come Pietro, con un talento naturale, potenza fisica ed una grande forza interiore, sia riuscito a stabilire il nuovo record. Gli auguro molta fortuna. Gli auguro di tenere questo record per tutto il tempo che l'ho avuto io. Allora, Mennea ci può far vedere la sua onorificenza. È la più alta che sia stata consegnata oggi da Pertini agli atleti italiani. Si tratta del grand'ufficialato, è di solito un'onorificenza che premia grossi manager sulla sessantina, insomma. Lei ci è arrivato così giovane, che effetto le fa? Sono stato l'ultima persona che lui ha voluto incontrare al Quirinale prima di lasciare diciamo la presidenza. Con la medaglia è la stessa del record del mondo, uguale, non cambia nulla. Quello originale l'ho donata a Sandro Pertini, al nostro presidente, e la medaglia d'oro olimpica. Sono i due obiettivi, i due traguardi, le due vittorie più significative della mia carriera sportiva. Mosca, alle finali delle Olimpiadi sui 100 metri mi hanno battuto. Chissà se ce la farò nei 200. Ed ecco che la mattina del 26 luglio mi viene a trovare al villaggio olimpico Borzov, l'avversario di una vita. Mi portò in regalo l'orsetto Misha, la mascotte di Mosca 1980. E poi mi parlò di libertà. Mi disse: ciò che differenzia i nostri due mondi è la maggiore libertà di scelta nel modello occidentale. Questa vostra grande libertà però troppe volte resta un bene prezioso inutilizzato. Misha, l'orsetto è ancora lì a casa mia. Nella finale olimpica, quando io sono andato alla camera d'appello, un dirigente italiano mi dice: ti hanno assegnato la quarta corsia. Arrivo nella camera d'appello e invece mi sono ritrovato in ottava corsia. L'ottava corsia è quella più infelice perché non hai un punto di riferimento, non hai un avversario da inseguire, non vedi nessuno. Infatti io prima della partenza di quella finale cercavo attraverso lo sguardo, cercavo qualcuno. Silvio Leonard, Cuba, uno dei più grandi talenti naturali che abbia mai visto. Purtroppo fragile sia sul piano fisico che psicologico. Marian Voronin, Polonia, a lungo primatista europeo sui 100 con 10 secondi netti. Ottima partenza, soggetto a frequenti infortuni. Bernard Hof, Repubblica Democratica Tedesca, uscito dalla scuola di eccellenza di Lipsia, aveva appena 21 anni. Donald Quarry, Giamaica, già nel 1971 si era avvicinato al record di Tommy Smith, campione olimpico di Montreal. Fisico non eccezionale, compensato da una grandissima forza di volontà. Leszek Dunecki, Polonia. È la terza volta in due anni che ci incontriamo in finale. Serio, leale. Osvaldo, nelle competizioni che contavano, ha sempre reso molto. Alan Wells, Gran Bretagna, mi aveva sconfitto in Coppa Europa nel 1979. Uno dei più validi sprinter che l'atletica abbia mai avuto. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta per lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese. Ai 100 metri lo davano per morto. Poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare. Cerca di recuperare.
recuperare, recupera, 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 recupera. Era la distribuzione dello sforzo, cercava di mantenere quella velocità mentre gli altri calavano. Faccio esplodere la reattività della caviglia, la uso come un remo. Le ginocchia puntano alto, decontrazione, 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 guai a grippare. Di serrato forse tengo solo la mascella. Wells avverte il mio rientro, ma ha già l'assetto di corsa rialzato. Tre passi intuisco il suo profilo e l'asse delle spalle è quasi in linea con le mie. Due passi lo raggiungo. Un appoggio. Ho vinto io. Recupera, 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 recupera. Ha vinto, ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. Per ottenere tutto questo ho vissuto 5.483 giorni, praticamente come un frate trappista. Mi sono allenato a Natale e a Capodanno, a Pasqua, seguendo tabelle stilate con cura e magari aumentando i carichi previsti in esse. Ho passato giorni e giorni da solo a Formia, in pista la mattina, in pista il pomeriggio, un po' di TV la sera e poi a dormire, senza una persona vicina. La mia casa era una stanza d'albergo, la mia famiglia, i camerieri dell'hotel dove soggiornavo abitualmente. Quello era il mio rifugio. Ho disputato 528 gare, 419 individuali e 119 di staffetta. Ho vestito per 52 volte la maglia della nazionale. Ho corso la mia ultima gara l'8 settembre del 1988.